salve a tutti da Gianluca Virgillito e dalla redazione di Antenna 1 Notizie. Andiamo subito con le news di oggi. A Lentini, nel Siracusano, è scattata l'operazione Mazzetta Sicula. Nove misure cautelari. Nel mirino il gruppo Leonardi. Ascoltiamo il servizio di Adriano Nicosi e Vittorio San Giorgio. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di nove persone, tra le quali due sono finite in carcere e tre ai domiciliari, per una presunta illecita conduzione della discarica di Lentini, la più estesa della Sicilia, gestita dalla Sicula Trasporti. In carcere è finito Antonino, detto Antonello Leonardi, di 57 anni, amministratore di fatto della Sicula Trasporti SRL e della GESAC SRL e della Sicula Compost SRL, mentre per il fratello Salvatore Leonardi, 47 anni, socio della Sicula Trasporti e della GESAC, la misura restrittiva è stata dei domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di dimora per Pietro Francesco Nicotra, 36 anni, responsabile dell'impianto di compostaggio di Grotte San Giorgio, e per Francesco Zappalà, di 52 anni, responsabile dell'impianto di trattamento meccanico biologico dal quale originavano i rifiuti illecitamente conferiti. Nicotra e Zappalà, insieme ai fratelli Salvatore e Antonino Leonardi, avrebbero costituito, secondo gli investigatori, un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di frode in pubbliche forniture, nonché alla continuativa pratica corruttiva quale strumento utile a eludere i controlli e a ottenere dalle pubbliche amministrazioni provvedimenti amministrativi favorevoli. L'inchiesta si basa anche sulle pressioni esercitate da esponenti del clan mafioso Nardo per l'affidamento di un chiosco bar nello stadio in cui gioca la Sicula Leonzio Lentini, squadra di prima divisione. E per questo, infatti, finisce in carcere Filadelfio Amarindo, detto Delfo, di 68 anni, dipendente proprio della Sicula Trasporti. Sono infine scattati i sequestri preventivi a carico della società del gruppo Leonardi per complessivi 116 milioni di euro. Palermo, operazione antimafia padronanza, 11 arresti. Fermati gli esponenti del mandamento della noce. Maria Grazia Spartà. A Palermo la polizia ha eseguito un'operazione antimafia denominata padronanza. Sono stati impiegati circa 100 uomini della squadra mobile su delega della direzione distrettuale antimafia della procura locale nell'inchiesta che ha portato all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di 11 persone. Ad essere colpiti gli esponenti del mandato della Noce, un quartiere di Palermo da sempre snodo strategico per gli interessi economici di Cosa Nostra, indagati a diverso titolo per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altro. Nove soggetti sono stati condotti in carcere, due ai domiciliari. Salvatore Alfano era diventato il nuovo padrino, riconosciuto anche dal boss più anziano, Settimo Mineo, che aveva presieduto il primo summit della nuova cupola dopo la morte di Reina e che incontrava frequentemente nella concessionaria di famiglia in piazza Principe di Camporeale. Simbolo dell'investitura era un bacio in bocca tra i due nel cuore del quartiere. Secondo le investigazioni dei poliziotti, il mandamento mafioso della Noce è sempre stato uno snodo strategico per gli interessi economici di Cosa Nostra palermitana. Per tale ragione gli agenti, studiando le dinamiche del mandamento della Noce, hanno potuto ragionare anche sulla capacità di riassetto dell'intera organizzazione mafiosa. Dalle indagini sono emersi i delicati equilibri interfamiliari all'interno del mandamento, specialmente tra le famiglie della Noce e di Cruillas. È stata individuata una strutturata spartizione di compiti, anche all'interno della singola famiglia, con deleghe affidate a uomini di fiducia in relazione a diversi campi di interesse economico, appalti, compravendite di terreni, scommesse online ed estorsioni. Gli esponenti del mandamento della Noce hanno avuto contatti con omologhi di altre strutture mandamentali in un periodo storico, il 2018, in cui per la prima volta, dopo decenni, era tornata a riunirsi la commissione provinciale. Sembra quindi plausibile che anche esponenti di tale mandamento siano stati coinvolti in quel progetto, riservato solo ai più autorevoli esponenti di Cosa Nostra palermitana, volto alla riorganizzazione della consorteria criminale. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Covid-19, fase 3. Il Premier Conte ieri in conferenza stampa. Nessuna situazione critica, ma il virus non è scomparso. Crisi sia l'occasione per un nuovo inizio. A Caltanissetta un uomo di 32 anni è stato ucciso a coltellate. Ascoltiamo il servizio.
Nella serata di ieri, un uomo di 32 anni, disoccupato, è stato ucciso a coltellate all'interno della sua abitazione di via San Cataldo a Caltanissetta. Il soggetto, di nazionalità pakistana e con regolare permesso di soggiorno, viveva da solo. Sono arrivati sul luogo dei fatti i carabinieri della compagnia locale, che stanno indagando sull'omicidio. Gli investigatori stanno vagliando la posizione di tre persone che vengono interrogate. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie. I carabinieri di Real Monte nell'Agrigentino hanno arrestato due trafficanti. Santo Spartà. I carabinieri di Real Monte nell'Agrigentino hanno arrestato due trafficanti che, percorrendo la superstrada 115 con il loro camion, trasportavano 2,5 kg di cocaina. I militari hanno fermato i soggetti a poca distanza dalla scala dei turchi. Quando sono stati bloccati per i documenti relativi al grosso camion che trasportava animali vivi, gli occupanti hanno mostrato agitazione. Le forze dell'ordine hanno deciso così di perquisire il mezzo. All'interno di alcune intercapedini realizzate nell'abitacolo del veicolo sono stati rinvenuti involucri contenenti cocaina. Gli uomini sono stati condotti nel carcere di Contrada Petrusa. Il valore di mercato della droga sarebbe stato superiore a 500.000 euro. Santo Spartà per Antenna 1. La SAC, Società Aeroporto Catania, ha comunicato che a partire da giovedì 4 giugno, cioè dalla giornata di oggi, l'aeroporto di Catania attuerà alcune modifiche per assicurare la massima sicurezza all'interno dello scalo per gli utenti e gli operatori aeroportuali. L'ingresso al terminal sarà riservato esclusivamente ai passeggeri in possesso di titolo di viaggio. In tutta l'aerostazione è inoltre obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Avviati i lavori di riqualificazione del boschetto della Playa di Catania. Maria Grazia, Spartà. Sono stati avviati i lavori nel boschetto della Playa di Catania di prevenzione incendi, abbattimento di alberi disseccati, potatura, ripulitura erbacea e decespugliamento arbustivo. Si tratta di interventi propedeutici alla realizzazione di opere per la riqualificazione complessiva dell'intera area verde, sulla base di un piano generale elaborato insieme da Regione Siciliana e Comune Etneo. Sono in azione operai specializzati per rimuovere le condizioni di pericolo del boschetto e renderlo fruibile, tanto che nel giro di poche settimane verrà restituito come spazio verde di svago per le famiglie. Lo scorso 25 maggio il sindaco Salvo Pogliese e il presidente Nello Musumeci hanno siglato una convenzione affidando al Dipartimento dello Sviluppo Rurale Siciliano la messa al sicuro dell'area, che si estende per circa 6 ettari, eliminando le condizioni che nel 2019 favorirono un vasto incendio in una zona ad alta densità turistica. Le considerazioni del sindaco di Catania Salvo Pogliese: siamo soddisfatti che appena pochi giorni dopo la firma dell'intesa con la regione si stia intervenendo nel boschetto della Playa, anzitutto per metterlo a riparo da incendi estivi, afferma il primo cittadino, ma anche per restituirlo in breve tempo alla fruizione dei catanesi, che sono molto legati a questo grande polmone verde. È un progetto molto importante che, grazie alla sensibilità del presidente Musumeci, consente di mettere in sicurezza e rendere godibile un contesto naturalistico di grande valenza per il nostro territorio urbano, dice. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dalla GIP presso il Tribunale dei minorenni di Catania, hanno arrestato un 17enne per rapina. Il boom di visitatori nei musei e parchi siciliani continua. Si sono registrate 9.791 presenze in Sicilia tra il 1 e il 2 giugno, all'interno di musei, parchi archeologici e altri siti della cultura isolana. Ed era questa l'ultima news del nostro Radio TG di oggi.